cerimonia del passaggio di consegne nel piazzale al Molo Manfredi del porto di Salerno tra il capitano di vascello Daniele Di Guardo e il nuovo accettante l'incarico di pari grado Rosario Loreto, cambio al vertice del compartimento marittimo di Salerno. Dopo 2 anni di permanenza al comando della capitaneria di porto di Salerno, il capitano di vascello Daniele Di Guardo lascia l'incarico per un nuovo impegno a Roma. Nel piazzale il picchetto d'onore, lo schieramento delle parti schierati per l'occasione in grande uniforme alla presenza delle massime autorità istituzionali. Il trasferimento di incarico è stato suggellato dalla rituale formula del riconoscimento pronunciata dal direttore marittimo della Campania, l'ammiraglio ispettore Pietro Giuseppe Vella. Mentre il capitano di vascello Daniele Di Guardo assumerà il nuovo incarico nella capitale, il capitano di vascello Rosario Loreto, proveniente dall'esperienza al comando regionale di Palermo, ha avuto modo di conoscere in questi giorni la costa cilentana ed amalfitana. La prima cosa che mi ha colpito è l'estensione del compartimento, perché siamo circa sui 250 km. Io ho cominciato, diciamo, dalla parte sud, dal Cilento, a salire, e quindi ho potuto vedere l'estensione, la complessità, le molteplici attività che ci sono, da quella turistica a quella commerciale. Poi arriviamo alla parte portuale, altrettanto complessa, altrettanto viva, molto produttiva, e non parliamo ovviamente della costiera che voi conoscete molto meglio di me. Quindi sicuramente il lavoro non mancherà, sarà variegato, e noi ovviamente come compartimento promettiamo il massimo impegno, personalmente il mio. Sicuramente, diciamo, il campo ambientale è quello un po' più su cui c'è maggiore sensibilità, anche le stesse procure hanno dato questo tipo di indicazione, di input. Poi ovviamente c'è un porto che vive di lavori in corso per uno sviluppo, diciamo, abbastanza vicino, e quindi quelle sicuramente saranno i due settori di azione più importanti. Il passaggio di consegne di questa mattina è stata l'occasione per il capitano di vascello Daniele Di Guardo di ricordare le numerose attività del comando della Capitaneria di Porto di Salerno che ha svolto nel biennio di mandato. Numerosi compiti negli ultimi mesi di difficile emergenza pandemica che hanno garantito sicurezza in mare. Una costa splendida, una costa fragile al tempo stesso. E devo dire, siamo stati impegnati parecchio, siamo stati anche il periodo del lockdown, ecco, noi non ci siamo fermati un attimo, abbiamo sempre assicurato i nostri servizi a tutela della collettività, del patrimonio ambientale, marittimo, costiero, abbiamo assicurato i servizi anche che erano rimasti, diciamo, ancora fortunatamente produttivi, quindi parlo principalmente della pesca marittima, abbiamo assicurato la continuità del trasporto marittimo, quindi rientro anche dalla Tunisia dei connazionali durante il lockdown. Ecco, sono state tutte esperienze importanti e sicuramente accrescitive, non solo professionalmente ma anche a livello umano. Ecco. Sicuramente porterò questa esperienza nel